shadow of the car goes, I'll take you one time. We're counting all the numbers down to the waterline. Well, me and Mrs. on the dog leaf stairway. Il porto di Cagliari è al centro del Mar Mediterraneo, posizione che gli vale il ruolo di snodo commerciale strategico fondamentale da oltre 2500 anni. È il principale della Sardegna in termini di navi e merci in transito. Negli ultimi anni è stato ampliato il molo per il diportismo in pieno centro cittadino, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria e a soli 5 minuti di auto dall'aeroporto internazionale della città. All'interno del porto esistono varie strutture per l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto che offrono tutti i servizi. Il porto storico si sviluppa su 5.800 metri di banchina e serve traffico commerciale, diportistico e navi passeggeri. Forniamo le coordinate. Latitudine 39 gradi, 11 primi, 42 secondi nord, longitudine 9 gradi, 6 primi e 24 secondi est. Dovremmo impegnare l'intera puntata per descrivere tutti i servizi delle società che li offrono, l'elenco delle agenzie marittime e quant'altro. Pertanto vi consiglio di visitare il sito del Comune di Cagliari e dell'autorità portuale. Nel porto è presente anche la Capitaneria. Per contattare il porto, i canali in VHF sono ovviamente il 16 e l'11. Ringraziamo i nostri amici di Pigramare che ci hanno aiutato in questa staffetta del periplo, che bella definizione. Ma Pigramare ha sia barche a vela che barche a motore. Sì, Pigramare è una ditta che opera nel campo della nautica da più di 20 anni e noleggia barche a vela e a motore nella zona di Cagliari. Portiamo a far scoprire le coste del sud Sardegna i vari clienti, sia nazionali che internazionali e anche sardi, e facendo gite giornaliere, settimanali o weekend con barche a vela e a motore. Per gli itinerari nel Golfo degli Angeli cosa si prevede? Beh, per gli itinerari nel Golfo degli Angeli molto bella tutta la zona, diciamo, che va dal porto di Cagliari fino alla Sella del Diavolo, dove troviamo Santeria, Cala Mosca, la Grotta dei Colombi, Cala Figuera, per poi arrivare alla bellissima spiaggia del Poeto, 10 km di spiaggia, dove troviamo un altro piccolo porticciolo, il porticciolo di Marina Piccola, un porto turistico, e poi tutta la costa fino ad arrivare a Ismortorio, Storia delle Stelle e Villa Simius. Nel Golfo degli Angeli, verso est, vi sono altri porticcioli turistici, la darsena di Susiku Marina di Bonaria, che può ospitare circa 300 imbarcazioni. All'interno della darsena esistono alcuni pontili in concessione alla Lega Navale Italiana. Fino a raggiungere Marina Piccola, porticciolo sistemato alla chiusura della lunga e bellissima spiaggia del Poetto di Cagliari, dove trovano posto 300 imbarcazioni, anch'esso sede della Lega Navale e dello Yacht Club. Nel porto sono offerti tutti i servizi dalla moto Marsarda, ma soprattutto lo splendido panorama sul golfo. Il porto turistico di Villa Simius, situato latitudine 39 gradi 07 primi 00 secondi nord, longitudine 09 gradi 30 primi 44 secondi est, è gestito da Marina di Villa Simius. Dispone di 840 posti barca ed è in grado di accogliere barche lunghe fino a 60 metri. Dispone di servizi ad alto livello per i diportisti e per le imbarcazioni, rifornimento di carburante, erogazione di acqua potabile ed elettricità direttamente al posto barca. Gli uffici informazioni e il servizio di rimessaggio barche, il servizio di monitoraggio
ed un ufficio staccato dell'area marina protetta si trovano a pochi passi dal molo. La rivista Class da poco ha realizzato un'indagine sulla classifica dei porti a livello internazionale. Il porto di Villa Simius si è classificato al 10° posto. L'area marina protetta di Capo Carbonara, istituita con decreto ministeriale del 1999, si occupa del monitoraggio, con servizi di sorveglianza e tutela di tutta l'area marina e costiera. Svolge lavori di ricerca scientifica e promuove la formazione di professionalità specifiche e numerose iniziative con lo scopo di valorizzare le risorse naturali dell'area marina. L'area marina è suddivisa in tre zone: la zona A di riserva integrale, la zona B di riserva generale e la zona C di riserva parziale.